Ma che cosa sarà mai successo a questa Francia? Che fine hanno fatto? Un formato con cui vogliamo vedere come si sono sviluppate le carriere dei giocatori dopo un determinato successo o un'annata particolare. In occasione di Euro 2020 abbiamo cominciato a proporvi questo formato con le nazionali e in questo video lo facciamo di nuovo, perché vogliamo vedere chi erano e dove sono finiti i giocatori della Francia che hanno vinto il mondiale del 2018. Partiamo come al solito dal commissario tecnico, prima però fateci sapere nei commenti qua sotto con quale altra squadra vorreste proseguire questa serie. Poi iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, prima di abbandonare questa pagina lasciate un like al video, se volete, chiaramente. Comunque, 20 anni esatti dopo aver vinto il primo titolo per la Francia da protagonista in campo nell'edizione che si è giocata proprio a casa sua, quella del 98, nel 2018 Didier Deschamps, questa volta da allenatore, guida la nazionale francese alla vittoria del secondo mondiale della sua storia. Batte la Croazia in finale per 4-2, che è stata la vera sorpresa del torneo. Ma la Francia ha potuto godere della grande fiducia nei suoi mezzi acquisita dopo aver perso la finale degli europei 2 anni prima contro il Portogallo, grazie anche alla carica che ha saputo trasmettere proprio Deschamps. Il commissario tecnico francese ha lavorato nei 2, anzi 3 anni successivi per prepararsi ad Euro 2020 con tutte le pressioni del caso, perché la Francia è data da tutti come la grande favorita nella competizione continentale. Torna pure Benzema dopo il suo allontanamento dal giro della nazionale, ma il percorso dei transalpini viene interrotto dalla Svizzera di Xhaka, di Shaqiri, ma quella sera è anche e soprattutto la Svizzera di Sommer. Perché dopo una partita finita 3-3 ai supplementari, le due formazioni devono vedersela ai rigori. E dopo una sequenza interminabile in cui non sbaglia nessuno, si arriva al 5-4 per gli svizzeri e tocca a Mbappé. Il francese tira, Sommer lo para, condanna i Galletti e porta la Svizzera ai quarti. E allora la Francia torna a casa dopo aver disputato un torneo deludente, un torneo in cui nessuno si aspettava arrivasse ai rigori con la Svizzera, un torneo in cui, come se non bastasse, deve affrontare anche alcune tensioni all'interno dello spogliatoio. Dopo l'eliminazione, Deschamps rischia grosso, dicono i giornali, e il nome di Zidane come futuro commissario tecnico della Francia torna di moda, prepotentemente. Ma oggi Didier siede ancora sulla stessa panchina, anche se accusato di aver perso il controllo della squadra dopo i due pareggi con Ucraina e Bosnia nelle ultime uscite per la qualificazione ai prossimi mondiali. Riuscirà a rimettere in carreggiata la sua squadra, di cui fanno parte alcuni dei migliori giocatori al mondo, quelli che nel 2018 si pensava potessero garantire un futuro davvero glorioso alla Francia? E ora proseguiamo andando a vedere i giocatori partendo dalla porta, tra i pali ovviamente Hugo Lloris, che guida la sua nazionale come capitano di prima scelta da Euro 2012. Prima del mondiale, il punto più alto con la nazionale lo ha raggiunto a Euro 2016, arrivando a combattere contro il Portogallo per il titolo, mentre oggi cerca di far ragionare i suoi compagni in modo tale da far riacquistare alla squadra quella confidenza che scarseggia ormai dalla brutta eliminazione da Euro 2020. A livello di club invece continua a difendere i pali del Tottenham, quest'anno fiancheggiato da Gollini, arrivato dall'Atalanta. Passiamo ora ai due centrali della difesa 4 con Samuel Umtiti, che alla vittoria del mondiale è nazionale maggiore da 2 anni e disputa un torneo al di sopra delle attese, segnando pure un gol nella semifinale con il Belgio, risultando decisivo per l'approdo in finale contro la Croazia. Durante il torneo in Russia, un giocatore del Barcellona già da 2 anni, approdato dunque nel 2016 dal Lione, oggi ancora al Camp Nou, anche se la società ha cercato di venderlo nella finestra di mercato estiva del 2021, ma ha rifiutato le offerte e, come la maggior parte dei giocatori, ha accettato la riduzione dell'ingaggio. A suo fianco Rafael Varane, che da quando è stato acquistato dai Blancos, dal Lens, non solo si è preso un posto da titolare fisso al fianco di Sergio Ramos, con la sua crescita si è preso pure la difesa della nazionale transalpina. Al mondiale di Russia segna il gol che sblocca il risultato contro l'Uruguay ed è uno dei pochi giocatori al mondo ad aver vinto nello stesso anno sia la Champions League che la Coppa del Mondo, mentre dopo Euro 2020 a livello di club decide che è arrivato il momento di cambiare aria. Varane infatti è fresco di trasferimento al Manchester United dopo 10 anni di onorata carriera in Liga con il Real. Il terzino destro nel 2018 aveva 22 anni e militava nello Stoccarda, una squadra che ha fatto davvero fatica a trattenerlo dopo quel torneo, perché è stato proprio in Russia che il mondo ha cominciato a conoscere Benjamin Pavard, l'ex Lilla che durante quella Coppa del Mondo va anche in rete con un gol straordinario da fuori area agli ottavi contro l'Argentina. Ed è diventato uno dei titolari indiscussi della formazione di Deschamps. Dopo quella competizione, lo Stoccarda è riuscito a trattenerlo solamente per un'altra stagione, prima di doverlo cedere al Bayern Monaco, il suo attuale club. E sulla sinistra un suo attuale compagno di squadra, Lucas Hernandez, che proprio nella stagione che ha preceduto il mondiale è riuscito a diventare un titolare fisso di Simeone all'Atletico Madrid, infastidendo così Felipe Luis, uno dei nomi storici del club. Anche Hernandez, come Pavard, a un anno dal mondiale si trasferisce al Bayern Monaco. E a dare il suo apporto in difesa, in una sola occasione però, anche Kimpembe, nell'ultima partita del girone contro la Danimarca. In quel torneo, avendo davanti a sé due titolarissimi come Varane e Umtiti, non è riuscito a trovare molto spazio. Ma nel corso degli anni ha scalato
elevato le gerarchie, conquistando un posto per Euro 2020. Oggi come allora è del Paris Saint-Germain. Ecco la difesa campione del mondo nel 2018, tutti in rete una volta durante il torneo, tranne Hernandez, che però ha servito un assist decisivo, un reparto in cui negli anni Umtiti ha lasciato spazio a Kimpembe. Passiamo a centrocampo e partiamo come sempre dalla mediana, affidata da una parte a N'Golo Kanté, elemento imprescindibile per qualunque squadra giochi. Lo è stato all'Leicester di Ranieri, prima di esserlo al Chelsea, e lo è chiaramente pure per la sua nazionale. Tra i giocatori visti fino ad ora, lui assieme a Lucas Hernandez sono partiti titolari in tutte e sette le gare che la Francia ha disputato in quel mondiale. Oggi gioca ancora per il Chelsea, club in cui è arrivato due anni prima della vittoria della Coppa del Mondo. A completare la mediana 2, a disegnare geometrie in mezzo al campo, non poteva che esserci Paul Pogba, un altro elemento imprescindibile come Kanté. Una rete segnata, la terza di 4 in finale, il mago del raccordo tra difesa e attacco della formazione. Anche lui come Kanté si trasferisce nel suo attuale club nel 2016. Il Manchester United lo riacquista dalla Juventus e nonostante le voci, prima di un approdo al Barcellona, poi del ritorno alla Juventus, poi dell'interesse da parte del Paris Saint-Germain, oggi è ancora lì, allo United, agli ordini di Solskjaer, dove quest'anno giocherà per la prima volta al fianco di CR7. E proseguiamo in centrocampo con la tre quarti prima di visualizzare la formazione. Al centro Deschamps schiera Antoine Griezmann, una delle punte di diamante di questo gruppo, che appena prima di quel mondiale annuncia la sua permanenza all'Atletico Madrid, con buona pace per il Barcellona, che già al tempo aveva cercato di acquistarlo. 4 gol e 2 assist in quella Coppa del Mondo. Per fare un paragone, ad Euro 2020 è andato in rete 3 volte, ma quelle realizzazioni a livello continentale non sono servite. A livello di club, dunque, rimane per un altro anno l'Atletico prima di essere acquistato dal Barcellona, che ha pagato la clausola da 120 milioni, ma la sua avventura in Blaugrana comincia già male per delle questioni extracampo. Con le contestazioni del club di Madrid, sicuro del fatto che il giocatore si fosse accordato con il Barça prima del 1 luglio, quando la sua clausola rescissoria era di 80 milioni più alta. E insomma, dopo due stagioni poco brillanti anche per via del contesto in cui si è ritrovato, il 31 agosto 2021 ha fatto le valigie ed è tornato a Madrid, dove l'Atletico lo ha riaccolto in prestito, per ora. Alla sua sinistra è il duttilissimo Matuidi, il motorino instancabile di questo centrocampo, uno dei più anziani della rosa di Deschamps. È nel giro della nazionale dal 2010 e ci rimane fino al 2019. Proprio un anno prima di quella Coppa del Mondo si trasferisce alla Juventus dopo ben 7 anni al Paris Saint-Germain e dopo aver indossato per 3 stagioni i colori bianconeri, nell'estate del 2020 decide di andare a sparare quelli che potenzialmente saranno gli ultimi colpi della sua carriera in MLS, all'Inter Miami, dove comunque sia in poco più di un anno sta per sfiorare le 40 presenze. E a completare questa zona avanzata del campo a destra di Griezmann, ecco un Kylian Mbappé appena 19enne. E non possiamo fare a meno di ricordare la grandissima prestazione contro l'Argentina di Messi. Una partita incredibile in cui, come prima cosa, si rende protagonista di una cavalcata da centrocampo per poi subire fallo in area di rigore avversaria, conquistando il calcio dagli 11 metri, siglato poi da Griezmann, che apre la partita. La Francia poi si fa rimontare per 2 volte ed ecco che Mbappé segna 2 dei 4 gol che ha realizzato nell'intera competizione e regala alla Francia il passaggio del turno. Mette a tabellino un'altra rete nel 4-2 alla Croazia in finale e insomma le sue prestazioni in quella Coppa del Mondo confermano che sì, la Francia ha una nuova stella mondiale e si cominciano a comprendere i 180 milioni spesi dal Paris Saint-Germain per riscattarlo dal Monaco, aggiunti ovviamente ai 30 per il primo anno di prestito. Ad Euro 2020 però, la prima vera macchia della sua carriera, il quinto rigore che si è fatto parare da Sommer, che ha concesso alla Svizzera di proseguire ai quarti. Oggi è ancora al Paris Saint-Germain, ma per quanto ancora? Il suo contratto è in scadenza nell'estate del 2022 e Real Madrid, che ha già formulato un'offerta da 170 milioni dopo l'Europeo, è sempre attento agli sviluppi legati al suo rinnovo. Ecco come prosegue la formazione della Francia campione del mondo, che al tempo era una delle più giovani in corsa per il titolo mondiale. Solo Matuidi è uscito dal giro e la qualità mostrata in quel mondiale è andata scomparendo nelle ultime uscite sotto la guida di Deschamps. E prima di continuare con il centravanti titolare, ricordiamoci anche delle seconde linee che hanno preso parte alla spedizione, come Ousmane Dembélé al Barcellona dal 2017, costretto a stare fermo per 4 mesi per infortunio prima di quel mondiale, e Nabil Fekir, che a distanza di un anno da quel mondiale si trasferisce al Real Betis dal Lione. E Steven Zonzi, trasferitosi alla Roma dal Siviglia appena dopo il Mondiale, che ha dato il suo apporto in 5 occasioni pure Corentin Tolisso, acquistato dal Bayern Monaco nel 2017 dal Lione. Ma passiamo al centravanti Olivier Giroud, un centravanti che però in quella competizione non ha segnato nemmeno una rete, forse perché ha giocato più di copertura che di attacco. Per essere più incisivo, pensate un po', ha dovuto aspettare Euro 2020. Nell'ultima competizione continentale, infatti, è stato il francese che ha segnato di più, concludendo quel torneo con 6 reti. I 6 mesi precedenti al Mondiale di Russia li ha passati come neoacquisto del Chelsea come vice di Morata, mentre nell'estate del 2021 è stato uno dei protagonisti del mercato del Milan, approda il rossonero per portare esperienza nel reparto offensivo,
con ogni probabilità per alternarsi a Zlatan Ibrahimovic. Ecco allora come si è sviluppata la carriera degli 11 galletti di Deschamps dopo la vittoria del Mondiale nel 2018. A parte Matuidi, gli altri 10 fanno ancora parte del giro. E allora come mai abbiamo assistito ad un calo così preoccupante in quest'ultimo anno? A cosa è dovuto secondo voi? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Quindi una notifica al giorno praticamente, visto che vi portiamo contenuti nuovi quotidianamente. Questo era il vostro Davide che ora vi saluta e vi auguro una buona giornata.